Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Xcogna che vi parla. Nel video di oggi andremo a ritrattare del gioco Heroes of Mavia, che è molto simile a Clash of Clans ma versione play and earn. Nel video di oggi in particolare andremo a vedere il gameplay che hanno rilasciato, molto interessante, lo andremo ad analizzare e a commentare insieme. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questo trailer, se vi è piaciuto o meno, e soprattutto argomentate il perché. Poi vi ricordo, come al solito, pollice in alto, iscrizione al canale, campanella attiva per non perdervi gli aggiornamenti, perché questo è un video su Mavia che ho già portato su questo canale, vi lascio il link in descrizione della playlist di Mavia. Ma questo canale parlerà di tutti i giochi play and earn che nel 2023 usciranno, spopoleranno e, come ho detto già in molti altri video, secondo me porteranno molto interesse nel web 3. Vi lascio anche in descrizione il link del Discord di Oda Clan, di cui faccio parte, con cui collaboro. Stanno diventando una famiglia per me e spero che lo possano diventare anche per voi, perché è un server completamente gratuito. L'unica cosa che ci dovete mettere un po' del vostro tempo, un po' del vostro impegno e soprattutto la passione e la curiosità di esplorare questo mondo nuovo. Ma partiamo con il trailer, bando alle ciance. Gameplay, footage, come potete leggere, di Mavia, il Clash of Clans del web 3, con degli sponsor dietro incredibili. Se vi interessa il gioco, mi raccomando, andatevi a vedere la playlist in descrizione. Ma adesso partiamo, è la prima volta che lo vedo, quindi lo commenterò in diretta con voi e vediamo cosa ci riserva. Work in progress. Molto clean. Allora, ovviamente i personaggi sull'erba non mi fanno impazzire, però le torrette sono fatte molto bene, molto molto simile a Clash of Clans, con la peculiarità che si può guadagnare però mentre si gioca. Quindi questo davvero secondo me attirerà tanti giocatori di Clash of Clans che già si divertono sul gioco e non ci guadagnano nulla, mentre su Mavia si possono divertire e possono anche guadagnarci qualcosa in base alle loro skill. Questo è molto importante. Io tra l'altro ho due NFT della collezione di Mavia, due terre rare che hanno un bel costo e che le divido con un mio amico. Centro città da fare un po' meglio. Figa la chat qui sotto. Alpha version, guardate quanto è ancora alpha. Un po' macchinoso, forse un po' macchinoso ancora questo spostamento, però ovviamente in una fase ancora molto embrionale. Io non sono neanche mai stato un grande fan di Clash of Clans, mi è piaciuto più Clash Royale forse, però sono sicuro che quando uscirà il gioco vi porterò dei gameplay anche su questo. E passa attraverso le costruzioni. Smoking.
Allora, piccola considerazione sull'importanza delle gilde su questi giochi. Obiettivo ovviamente dell'Oda Clan quando uscirà il gioco, avere un reparto su Discord che si possa scambiare consigli per migliorarsi, strategie per vincere di più, perché ovviamente qualcuno si potrebbe trovare spaesato. In più vi dico anche che gli NFT hanno un costo, però sarà possibile chiederli in affitto, quindi se non potete spendere dei soldi, potete chiederli in affitto gratuitamente e giocare con l'NFT di qualcun altro. Questo è molto importante perché permette ai giocatori che non possono permettersi di spendere una cifra abbastanza grande come quella delle terre, ma lo prendono in prestito da qualcuno che ci ha messo i soldi, detta molto semplicemente. Gameplay. Si trova un match. Visuale ci vuole da un po' più in alto, forse. Oddio, non mi piace. Non lo so, cioè, questo fatemi sapere anche voi, ma non è il massimo. Cioè, questa barretta, questi omini che manco si vedono, un po' bruttino. Vorrei vedere qualcosa in più, probabilmente. Cioè, così spawnano senza neanche un'animazione. Non lo so. Qua che stanno picchiando le mura si dovrebbe vedere il muro che prende dei danni, no? Cioè, se no sembra che picchino a vuoto. Quasi finito il trailer. Sul gameplay c'è ancora molto da lavorare, però la direzione è quella giusta. La direzione è assolutamente quella giusta, molto interessante, sono molto curioso di quando uscirà il gioco. Manca ancora molto tempo, quindi in 6 mesi, 9 mesi possono fare ancora meglio e sono sicuro che lo faranno, hanno dei gran sponsor dietro, grandi investitori, secondo me ha davvero tanto potenziale. Sono curioso di vedere questo video a distanza di tempo, perché vi dico anche un errore che ha fatto Heroes of Mavia, che adesso ha 115.000 follower, ma non tantissime interazioni, non sono tantissime, non sono neanche poche, ma non sono neanche tante. Sul Discord hanno venduto le terre e da lì in poi hanno gestito male la community, hanno fatto vedere solo l'arte, mentre magari Dogami, che sono praticamente usciti insieme, ha lavorato meglio sui social e ha mantenuto di più una community solida. Però secondo me il vantaggio di Mavia è che ha una nicchia ben precisa, che è quella di Clash of Clans, e potrà attirare giocatori ben mirati prendendoli da Clash of Clans. Il loro marketing dovrà essere quello del siamo un Clash of Clans, ma play and earn, dove guadagnate anche e basta targettare quegli utenti lì. Targettare iniziative per quella fanbase per portarli nel Web3. Secondo me ce la possono fare, è anche più semplice perché non partono con un concept nuovo, ma un concept che è già visto e ha già spopolato nel Web2. Quindi sono molto fiducioso. Le mie due terre me le tengo strette, hanno un costo molto alto perché sennò probabilmente ne comprerei anche altre, però sono molto curioso della vostra opinione, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi. Io sono molto gasato, il 2023 sarà un anno pieno di contenuto da fare su questo canale, parlerò di tutti i progetti e anche qualcuno in modo più approfondito, quindi fatemi sapere nei commenti, pollicione in alto, iscrizione al canale, campanella attiva per completare tutte le task fondamentali per rimanere aggiornati nel Web3. Se poi volete seguire su Twitter Oda Clan, il link è in descrizione, e il Discord di Oda Clan in descrizione, è tutta roba gratuita che serve a voi per imparare di più, per approfondire di più e che sia solo un inizio, una piccola scintilla del vostro viaggio nel Web3, perché è un viaggio incredibile se affrontato nel modo giusto e con le persone giuste. Ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere stare in vostra compagnia, anche se non è in diretta, leggerò i vostri commenti e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Xcogna
vi saluta.